Io non lo voglio fare, ma devo. Lo devo fare perché ho ascoltato troppa roba. Però, pensando che comunque sono pochi dischi rispetto a quelli che andrò a trattare tra pochi giorni, spero, mi consola il fatto che a fronte di tre dischi brutti ce ne saranno molti di più belli. Quindi, dai, mangiamoci sta minestra. Ah, più gli Outsiders che... Dio, sono tra il bello e il brutto e non sono neanche così brutti, quindi dai, può essere un po' più felice questo video. Premetto che non è stato per niente complicato scegliere i peggiori dischi del 2016, anche perché di roba brutta ne ho ascoltata molto poca. Ciò non di meno, il dispiacere nel dover inserire un disco anche valido in una classifica negativa è tanto, è un grandissimo rammarico per me. E quindi ora, così, via, terza posizione. Sul gradino più basso del podio ci sono loro, gli Aliases. Per chi non li conoscesse, sono un progetto abbastanza interessante di progressive metal misto a djent. Il loro disco, Derangeable, è il loro debutto, che non ho apprezzato pieno non per la tecnica, per i riff o per il mio odio verso il genere. Che poi io non odio il progressive. E chi odia il progressive, ogni tanto, si metta da parte con se stesso e si faccia qualche domanda esistenziale. Piuttosto... Per un solo elemento che preso singolarmente sputtana tutto il resto, ovvero le clean vocals. La voce in pulito rovina totalmente l'esperienza uditiva. Ti fa del male fisico sentire delle composizioni così ben arrangiate mentre il cantante stecca ogni nota che canta. Vi prego, urge un cambio di formazione. Per colpa sua ho detestato il disco. Mi ha talmente irritato che l'ho dovuto inserire in flop. E a qualcuno di voi questo disco piacerà sicuramente, ma ammettete che se fosse stato distribuito in versione strumentale sarebbe stato l'album dell'anno, probabilmente. Secondo posto per Qua rischio la vita tantissimo. Hardwired to Self-Destruct dei Metallica. Io mi sono sforzato di trovare delle idee interessanti, di farmi trasportare dal carrozzone Metallica, però non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. E sì, io sono cosciente dell'importanza dei Metallica nella musica, nel metal, nel thrash metal e sugli anni alle spalle dei quattro, però non mi posso esentare dal giudizio negativo, non posso. Di questo doppio album, il primo disco rasenta la sufficienza, anche grazie a dei brani molto belli come Moth Into Flame e Atlas Rise, ma il secondo disco è di una palla talmente grande che... Non avete idea, o meglio, qualcuno di voi avrà idea se l'ha ascoltato. Che però si conclude con Spit Out the Bone, che è il pezzo migliore del disco, secondo tanti e anche secondo me. Però adesso, ragionando a posteriori, perché hanno dovuto creare un Black Album parte 2? Se adesso voi provate a confrontarli tra di loro i brani, cioè sembrano direttamente usciti dal 91. Ma a livello di qualità dei pezzi siamo anni luce da quell'album nero, anche perché c'erano delle idee interessanti. Nonostante fosse un metal orientato verso la massa. E qui il titolo rispecchia esattamente l'andamento dell'album. La prima parte è buona, e poi l'album implode su se stesso, collassa, si autodistrugge sotto interminabili minuti di noia. E adesso non venite qua a rompermi i coglioni con i vostri insulti perché l'obiettività non ha mai fatto male a nessuno, eh. E il mio giudizio globale sui quattro californiani comunque è cambiato un sacco di volte nel tempo. E ciò non toglie che siano stati uno dei miei amori da ragazzino. Ho consumato l'iPod ascoltando Master of Puppets e Ride the Lightning e The Justice for All e tutti gli altri dischi. Non voglio. Non voglio. Posizione numero 1 per Surgical Math Machine. Dei Surgical Math Machine. Al Jourgensen, fatemi il favore di conoscere Al Jourgensen, dai. Si distanzia dai Ministry e fonda nel 2016 il suo progetto solista Surgical Math Machine, debuttando nello stesso anno con il self-titled. E in cosa si sostanzia questo progetto? Raccontare le sensazioni uditive e visive sotto effetto di crystal meth. C'è un solo problema. Perché fa così schifo? Non ci deve essere bisogno di essere sotto anfetamine per fare un disco che racconta di trippa di anfetamine. Madonna, non ha un senso logico questo album. Sono campionamenti e riff di chitarra buttati lì perché sì, perché sì.
Sapete come si può riassumere questo album? In un brutto disco dei Ministry. Anzi, una demo di un brutto disco dei Ministry. È confusionario, noioso e fastidioso. Anzi, inutile. Questo disco è inutile. È stata breve ma intensa questa esperienza. Direi che possiamo passare agli Outsiders. E qui, dai, il morale si alza un po', via. Un progetto solista di industrial death metal a fine per brutalità, un disco che vedremo tra pochi secondi, e in alcuni istanti addirittura più distruttivo, come nel brano The Great Dead, che già dal titolo, beh, fate un po' voi. Il disco di debutto dell'anno scorso l'ho ascoltato allo sfinimento, ma non per mio volere. Devo dire che si distacca molto dal new metal, arrivando anche a territori vicini al deathcore. E dentro questo disco ci trovate pure due brani trap. Sick loop, should be back. Skirt, skirt. Non tanto per la qualità dei brani, ma per l'eccessiva prolissità dell'ascolto davvero insostenibile per me. Resta il fatto che va ascoltato per godere dei fraseggi chitarristici e le composizioni magistrali, o anche solo per il nome che porta in copertina. L'assenza di Christian Münzner è evidente già dai primi minuti d'ascolto, fatto per il quale questo è forse il loro peggior disco. Personalmente lo trovo un album discreto di tech death scolastico, nulla di eccelso qualitativamente, ma neppure un fallimento su tutta la linea, anche se qualcuno di voi non sarà d'accordo con me. Nonostante il mio giudizio sia peggiorato nel corso del tempo, il nono lavoro degli inglesi rimane una splendida dimostrazione di violenza. E comunque questo è il disco a cui mi riferivo prima. Un'apocalisse di black metal, grindcore ed elettronica che insieme costruiscono una macchina devastatrice. Tenetevi stretti i fili e pregate per l'oblio. Ok, siamo giunti alla fine. E ricordatevi che ci sarà non una top 10, una top 15. Che dividerò comunque in due parti perché altrimenti sarà veramente troppo lunga e morirete di noia. Bella raga.